Talento, 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 talento. Il talento sì, il talento no, ce l'avrò, non ce l'avrò. Quante volte ce la siamo fatti questa domanda, se eravamo capaci o meno, oppure talentuosi abbastanza per fare una determinata attività artistica? Io, che sono 20 anni che pratico il teatro e che come obiettivo ho sempre avuto quello di viverci, ho fatto un'altalena, una montagna russa continua di alti e bassi, a chiedermi se avessi o meno questo talento. Attenzione, questo non mi ha mai distolto, dalla determinazione e dalla tenacia di voler fare questo di lavoro, però sicuramente alle volte è stato un bello zaino sulle spalle pesante. Io credo che sia abbastanza normale nella carriera di un artista a tutti i livelli di chiedersi continuamente se è in qualche modo aderente a una capacità e quindi a un talento. Io personalmente ho scoperto in 20 anni di tante pippe che il talento, per quanto mi riguarda, non è tanto una dote, un dono che uno ha, ma è una necessità, un'attitudine. È qualcosa che dentro spinge per in questo caso, nel mio caso, esprimermi nel teatro. Quindi per me il talento poi nel tempo è diventato la ricerca di un luogo, l'approfondimento di questo luogo, lo studio di questo luogo, l'esperienza in questo luogo che naturalmente è il teatro. Ho capito negli anni che un artista non ha il dovere di essere bravo, bensì ha la responsabilità di essere vero, di essere onesto. E la sua originalità è qualcosa che si esprime attraverso la sua verità, la sua ricerca di verità. Io credo che il talento sia una ricerca di sensibilità, sia la ricerca della sensibilità, sia in qualche modo la necessità di esprimere la propria sensibilità, un'attitudine, una necessità a esprimersi, a trovare un luogo per essere aderenti, integri a se stessi. Io ho avuto la percezione di aver trovato il mio posto perché nel teatro stavo bene, con tutte le difficoltà, i disagi che mi ha anche portato, perché non è comodo il percorso creativo. Il percorso creativo è sempre scomodo. La creatività ha in sé, una necessità della difficoltà. Però, da un punto di vista dello spirito, del cuore, dell'energia, mi sentivo giusto in quel luogo. Ecco perché ho capito che il teatro era il mio talento. Il talento sta nell'avere l'ascolto di sapere che si è giusti in quel luogo. Il saper ascoltare la nostra necessità, la nostra esigenza, ci può portare poi ad avere un'aderenza espressiva onesta, vera. E questo naturalmente deve essere poi supportato dalla ricerca, dallo studio, dalla preparazione. Non ci si può inventare artisti, a tutti i livelli, non lo puoi fare. Ecco, io vi ho detto che cos'è secondo me e secondo la mia esperienza il talento. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre esperienze. Mi raccomando, scrivete, commentate e soprattutto rimanete connessi.